Assalto ad un portavalori questa mattina sul raccordo Avellino-Salerno, scene da Far West lungo la carreggiata nord all'altezza dello svincolo Perserino, dove un commando armato composto da una ventina di uomini è entrato in azione. I malviventi hanno bloccato un camion che trasportava carburanti, intimando all'autista di posizionarlo di traverso sulla carreggiata, ma proprio mentre era in atto la rapina nelle vicinanze si trovava una pattuglia della Polstrada che ha ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi fuggiti contromano a bordo di un'auto rubata ad una signora bloccata nel traffico. Lunghe code, veicoli date alle fiamme per impedire i soccorsi, attimi di terrore sul raccordo. Il colpo non è andato a buon fine per il comando, colto di sorpresa dalla polizia. I malviventi hanno utilizzato un escavatore per tentare di scardinare le lamiere dei due furgoni dell'istituto di vigilanza Cosmopol presi di mira. Il sistema di sicurezza scattato però ha rovinato i piani della banda criminale. Bloccate entrambe le carreggiate sia in direzione Salerno che Avellino. Scientifica al lavoro per i rilievi del caso.